Allora, adesso farò un pane con la farina di farro, con la qua cipolla. E questa farina ha 12,3 di proteine, e però ci aggiungo 200 grammi, questa sono il farro 400, 200 grammi di tipo 1, ma non cipolla perché la sto aspettando che l'ho ordinata, la farina. Qui ho messo la Petra 1, che però di proteine ne ha 14, anche se 1 a 1. È macinata a pietra questa, molino quaglia. Quindi farò un insieme, una accoppiata di molini. Il sale io non ne metto mai tanto, su 600 qui sono, è un cucchiaino colmo, sono 8 grammi di sale. Per me va bene, poi voi se volete aumentare. Questa è la mia pasta madre, l'ho rinfrescato ieri sera sul tardi. Tante volte mi chiedete, rinfresco la sera, posso usarla la mattina? Sì, prima che collassi, vedete qui già sta leggermente collassando, quindi è pronta, ora la uso subito. Ci tolgo la parte iniziale e metto la parte che mi serve per la ricetta. Questa è l'acqua, sono 400 grammi, dovrebbe bastare, leggermente inferiore al 70% di idratazione. Ok, andiamo a mettere in autolisi la farina. Quindi metto le farine nella ciotola della planetaria, potete fare anche a mano poi se volete l'impasto. Ci metto, comincio a mettere un po' d'acqua. Autolisi, che significa? Significa che appunto auto, l'acqua bagnando comincia il processo di lievitazione, la farina insieme all'acqua lavora praticamente da sola, inizia a formarsi già la maglia glutinica, questo dopo che è stata bagnata. Infatti non userò tutta l'acqua, adesso vediamo, ma più della metà della dose sicuramente, non è che sto lì a misurare, devo sentire bagnata tutta la farina, inumidita. Quindi adesso farò con le mani così, vedete che ancora c'è ancora farina asciutta, quindi ce ne vuole un'altra pochina. Ecco, continuo così, poi la lascerò almeno mezz'ora in autolisi, 20 minuti, 30 minuti, coperta con un telo, in modo che, vedete, in modo che la farina, gli enzimi cominciano a lavorare. Non entro in merito del processo biologico, per la spiegazione lascio a chi lo sa fare meglio di me, a spiegare bene questo processo. E comunque l'autolisi aiuta tantissimo la lievitazione e si ottiene un buon risultato alla fine, un pane ben alveolato. Ok, quando è bagnata per benino la farina, vediamo se serve ancora un altro po' di acqua. Mi fermo. Nel frattempo mi preparo la pasta madre, tolgo il sopra, possiamo tranquillamente buttarlo, e metto il centro. Allora, su 600 grammi di farina, il 20% possiamo mettere più di 100 grammi, quindi 110, vediamo quanta ce n'è, perché non era molta. 105, 110 ci dovrei arrivare, scusatemi, ecco qua, anche di più, altrimenti uso un pochino di questa, sono quasi 120 grammi, questa la metterò dopo l'autolisi. Adesso, passata la mezz'oretta, andiamo, proseguiamo con questa, con questo pane, con questo impasto. Ok. Adesso, vedete, guardate come sta lavorando, vedete? Aspettate che si stanno
guardate, si sta formando la maglia glutinica senza fare niente, senza impastare. Questa è l'autolisi, aiuta moltissimo, sì, non è che sempre necessario farla, insomma, però se serve con farine particolari, ad esempio non serve con la farina 00, con le farine forti sicuramente non serve fare questa autolisi. Allora, sto mettendo la pasta madre a pezzettini, ok. Ci butto un altro pochino di acqua, così, e l'altra poi, quella che è rimasta, mentre impasto. Ecco. Metto il ghiaccio, comincio a girare. Spengo, se no il rumore non vi fa sentire la mia voce perché sto registrando direttamente questa volta. E poi mentre giro metto l'acqua che è rimasta, vedete, quasi finita. Poi mi regolo della consistenza se mettere più o meno altra acqua. Metto anche il sale e giro. Spengo un attimo, adesso riaccendo. Volevo spendere due parole sulla farina, sul farro. Il farro è un antico cereale, è considerato un cereale pulito perché è molto resistente, quindi non ha bisogno di serbo e concimi vari, quindi ecco perché è pulito. È ricco di proteine e di vitamine B. Andatevi a vedere, fate una ricerca, andatevi a vedere tutte le proprietà di questo cereale. Ora lo tolgo e lo metto in una ciotola. Ho oliato questa ciotola. Ecco qua. Qui ci faccio soltanto un giro di pieghe così, perché vedete è già bello elastico, quindi ho incordato bene, però un giretto, dopodiché lo copro. Sono un po' di granuli, forse dovevo girare ancora un pochino di più, ma non importa. Ok, ora lo copro e lo lascio lievitare, poi controlliamo la lievitazione. 4-5 ore, adesso le giornate sono più calde, quindi dipende molto dalla temperatura, a temperatura ambiente naturalmente. Ci vediamo dopo. Allora, sono passate all'incirca 4 ore, presso a poco. Questo è l'impasto, vedete, lievitato. Sotto si vedono anche gli alveoli. Ora procedo per il primo giro di pieghe, farò 3 giri di pieghe. Quindi lo verso scusate, sul piano di lavoro, così. Molto molto morbido, molto idratato, quindi lo allargo e piego le classiche pieghe a tre. Che bello, bellissimo si impasto, guardate, le bolle ci sono, quindi penso che farò soltanto 2 giri, perché non serve proprio farne tre. Bellissimo, voglio farvelo vedere da vicino. Se riuscite, guardate che bello, belle bolle. Questo significa che è lievitato molto bene. Ok. Ecco qua, questo è il primo giro. Lo tengo mezz'ora e lo copro con la stessa ciotola, così. Ci vediamo dopo. Allora, secondo giro di pieghe, metto un po' di farina, sicuramente
secondo e ultimo giro, poi farò la formatura. Quindi pieghi a tre, oh, che bella bolla, bello bello, dovrebbe venire molto bene questo pane. Ecco qua. E lo tengo un'altra mezz'ora. Ok. Allora. Ci farò due pagnottine. Adesso taglio presso poco la metà. Vediamo. Così. Non mi metto a pesarle perché non importa. Oh, scusatemi questo rumore di sottofondo che ho la lavastoviglie accesa. Quindi ho preparato questo cestino, ma le metterò tutte e due qui a lievitare. Quindi vado a fare, a piegare così. Ecco qua, come di solito si fa per la pagnotta. Ops. Tirlo. Appiccico un pochino, ci metto un po' di farina sopra. Ecco qua, questa è pronta. Facciamo quest'altra. Così semplicemente. Ok. Eccole qua, due belle pagnottine. Qui ci metto un po' di semola. Quindi le ho lasciate dentro questo cestino un po' strettino, vedete, si sono allungate un pochino, però adesso le sistemo con le mani. Sono lievitate molto bene, anche troppo direi, forse se le toglievo prima era meglio. Io le appoggio su carta forno sulla pala, così poi le faccio scivolare direttamente nel forno sulla teglia calda. Il forno l'ho acceso a 250, ma poi le abbasso a 220. Le sistemo un pochino e vedo se posso, se riesco a fare dei tagli, perché le vedo molto molto morbide. Ma comunque questa è una particolarità della farina di farro. Vediamo se riesco a tagliare. Nel frattempo il forno va a temperatura, così posso infornare. Ho messo il programma con il vapore, quindi se volete mettete un pentolino. Eccole qua. Mi dovete scusare se ho dimenticato di fare la foto finita la cottura. Quindi ve le presento così, vedete, i tagli non si sono aperti tantissimo, però guardate com'è bello, ben alveolato. Tagliamo per sentire il canto del pane. Beh, che dire. È bello, no? Molto bello, bello croccante anche, croccante e profumatissimo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio a tutti per la visione, lasciate un like, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, qui ho fatto una bruschetta con il pane caldo, favolosa! Ciao a tutti amici!